Grazie, grazie Donatella e grazie a tutti voi di essere qui. Abbiamo sentito tante esperienze e io credo che le esperienze che ascoltiamo lavorano dentro e noi possiamo fare qualche cosa di questa esperienza. Possiamo fare qualche cosa se noi diamo un'opportunità, uno spazio. Io vi ho messo qui questa mappa che in sé è semplicissima. Poi è una mappa sulla quale noi possiamo parlare per un anno e ancora non avere compreso tutto quello che ci può dare. Allora io vorrei con voi un po' comprendere qual è il potere di alcune mappe. Questa potremmo chiamarla una mappa epistemologica. Cosa vuol dire questo termine così confuso, così complesso? Vuol dire che noi facciamo esperienza e trasmettere la nostra esperienza è così molto importante. Ma vuol dire anche che noi conosciamo in un certo modo. L'epistemologia risponde alla domanda: come fai a conoscere? Come hai fatto a conoscere? Come fai a dire che tutto è uno? Come fai a dire che la coscienza, che tutto è coscienza? Come fai a dire che la dualità è limitante? Ora, io vorrei invitarvi intanto a osservare questa mappa, a cominciare ad ascoltare che cosa vi trasmette. Capiterà che cominciate a pensare, perché questo è quello che facciamo, no? Cominciamo a cercare di comprendere. Poi magari ci accorgiamo, no, aspetta, lascio perdere, provo a stare in contatto, provo a guardare, vediamo cosa mi trasmette. Però poi sono magari in superficie, quindi adesso io vi chiedo, proviamo a guardare e a chiudere gli occhi. E stiamo un po' in contatto, lasciamo che questa mappa diventi un mandala, un simbolo e agisca dentro di noi. Stiamo in silenzio un paio di minuti. Il quadrato, il cerchio. Cosa sento nel silenzio della mia intimità? Sappiamo che la comprensione viene da dentro. L'unica vera conoscenza che noi possiamo avere nasce come insight. Qual è l'insight che mi arriva sul quadrato cerchio? Cosa vedo? Qual è la visione che nasce? Qual è il dono, l'insegnamento che mi arriva? Provo ad ascoltare quadrato. Il quadrato è tutto ciò che viene sul palcoscenico, ciò che penso, ciò che sento, quell'altro fuori da me, questa sala, la mia storia personale, i contenuti, i giudizi, l'ego famoso. Il cerchio è ciò che lo contiene, è il luogo da dove arriva tutto ciò, è dietro le quinte. Sono io in grado in questo momento di attingere questo dietro le quinte? Sono io in grado di fare qualche cosa a me stessa e a me stesso per il quale io colgo il cerchio? Io lo chiamo passare dallo zero. Puoi tu lasciare tutto dov'è?
e accorgiti che tutto nasce da una sorgente e tutto torna a questa sorgente e tutto è questa sorgente. E che questa sorgente la puoi chiamare sé, la puoi chiamare coscienza suprema, puoi chiamare Atman, puoi chiamare Dio, ma che non ha nessun senso se non ne fai esperienza e lo puoi fare adesso. Posso scegliere adesso di percepire questa metafora del cerchio che mi avvolge, il suo potere e come agisce in me in questo momento. Cerchiamo di mantenere questo stato nel quale stiamo cercando di percepire il cerchio e andiamo avanti ad ascoltare le parole che avrò da dirvi, perché, come diceva Don Juan, le spiegazioni, cioè le parole, non sono mai sprecate, perché preparano la strada alla conoscenza silenziosa. Ma solo la conoscenza silenziosa che conoscere in questo momento ha senso. È dentro di te. Una mappa vuole essere tramite di questa esperienza. Vuoi dire, prova ad ascoltare un po'. Cosa significa validare questa mappa? Cerchio quadrato. Stiamo parlando di dualità e di unità. La possiamo vedere qui. Possiamo vedere che il quadrato è metafora di ogni dualismo e che il cerchio è metafora dell'unità. Metteteci tutti i dualismi che volete qua dentro. Sul palcoscenico appare tutto ciò che noi possiamo fare, dire, qui possiamo fare esperienza. Ma tutto viene da questo dietro le quinte essenziale. La coscienza si manifesta sul palcoscenico come due e poi tre, cinque, sette via di seguito. E allora che cosa fa sì che io possa avere realmente uno sguardo unitario? Perché se noi diciamo la dualità non esiste, o la dualità esiste, noi dovremmo aggiungere anche un'altra domanda, o meglio una risposta. Dove la realtà non esiste, la dualità non esiste? Dove esiste solo l'unità? E allora per rispondere a questa domanda dobbiamo aggiungere un altro dato, che è stati di coscienza. Non c'è un solo stato di coscienza. C'è lo stato di coscienza nel quale noi siamo nella dualità e c'è lo stato di coscienza nel quale noi cogliamo l'unità. Per semplificare, per non farvela complessa, quando io colgo il cerchio, sono in uno stato di coscienza che coglie l'unità. E come la colgo questa unità, se non grazie alla dualità? Comprendere questo, evidentemente, io devo attingere a uno stato di coscienza unitario dove vedo che il due si fa uno, dove vedo che in realtà, o meglio in verità, è proprio grazie al dualismo, a quello che io faccio al dualismo, che posso cogliere l'unità. Allora, non dobbiamo correre questo rischio
quello che c'è sul palcoscenico. Noi vediamo solitamente quello che appare, quello che c'è sul palcoscenico. E se noi siamo a un livello di attenzione ordinaria, siamo immersi nella dualità, siamo immersi nei bisogni famosi, siamo immersi nell'ego, siamo immersi nelle identificazioni. Io sono avvocato, io sono medico, io sono povero, io sono ricco, io sono italiano e via di seguito, no? Questo è questo. La materia è materia, lo spirito è spirito. E in questo livello di attenzione, questo è reale. Non è che io, le bollette non esistono, le bollette io le pago. È nel modo col quale io pago le bollette che posso cogliere il fatto che le bollette appartengono all'unità, sono un'opportunità per me, per la mia realizzazione. Quindi se io cado nell'agguato di credere che questo sia questo, che quello che vedo sia quello che vedo, sono perso nella dualità. Ma anche se io tendo a, il giovane inglese, scusate, ma anche se io tendo a ragionare in termini questo o quello, sono nella dualità. Anche se io dico l'unità è bene e la dualità è male, sono nell'unità. Anche se dico la dualità esiste, non esiste e l'unità esiste, l'unica realtà, o meglio verità, sono nella dualità. C'è uno stato di coscienza nel quale io posso cogliere che il 2 è 1. È necessario che io espanda la mia coscienza e mi accorga che ciò che appare mi indica qualche cosa oltre. Come faccio io a cogliere questo qualche cosa oltre? Non posso evidentemente coglierlo attraverso la mente che è duale. Io posso coglierlo attraverso l'espansione della mia coscienza. Io posso accorgermi che in ogni istante un due si fa uno. Io posso accorgermi che alla base della struttura di ogni trasformazione il 2 si fa 1. Vogliamo provare ad andare avanti in un'esperienza dialogica di ascolto? Vogliamo provare a chiudere gli occhi ancora un attimo e prova a renderti conto qualsiasi cosa che io possa sentire in questo momento. Pensiero, una sensazione fisica, uno stato dell'animo. Un ricordo. Cosa ne faccio? Posso io accorgermi che ogni sensazione, emozione e pensiero è una porta attraverso la quale io posso marcare una soglia?
posso io accorgermi che in ogni istante mi trovo davanti alla scelta, giudico o osservo? In ogni istante mi trovo davanti alla scelta, seguo ciò che appare oppure colgo l'essenza, la sorgente, da dove questo arriva. Posso io lasciare le cose dove sono, ogni sensazione, ogni emozione, ogni pensiero, lì dov'è? Non combatterlo, lasciare ogni strategia, perché ogni strategia è due. Ogni strategia nutre il dualismo. Posso io accorgermi di quanto sia costantemente immersa, è immersa in strategie per arrivare da qualche parte? E che se io voglio cogliere l'unità, l'unità è qui, adesso, e dipende dall'atteggiamento che io ho. Posso prendermi questa responsabilità di scegliere, di accorgermi che sono a casa, che sono avvolta, avvolto, nutrita e nutrito da quel cerchio, casa, sé, flusso della coscienza suprema, che si manifesta con le sensazioni, le emozioni, i pensieri, i ricordi. Che mi parla appunto di un'unità. La molteplicità è uno, l'uno è molteplice, e io lo colgo quando scompaio, rinuncio, lascio le cose dove sono. Posso io accorgermi il momento, perché io mi comporti come colei e colui che è a casa, che è la sorgente. Posso io accorgermi che tutta la conoscenza che ricevo in realtà vuole dirmi: guarda, sei a casa, guarda, che puoi scegliere di essere nutrita e nutrito dalla sorgente, e che ogni identificazione del tuo io semplicemente ti vuole dire quello, una porta, non è un nemico da combattere, non è qualche cosa da far scomparire, ma è esattamente quella la porta. Posso io autorizzarmi a comprendere la fenomenologia del sé o cerchio? Che è flusso, silenzio, vuoto, presenza. Non ha spazio, non ha tempo, è il soggetto stesso. Posso io accorgermi che qui sono immersa e immerso in questo cerchio, sei coscienza, proprio adesso e proprio qui. Anche quando devo occuparmi dei miei problemi, posso io accorgermi che ho a disposizione, che è il momento, abbiamo tutto a disposizione per il risveglio. Diceva prima, forse nel filmato, no? Non manca più niente.
disposizione la conoscenza universale, abbiamo a disposizione con un clic accediamo a tutta la conoscenza. E quello che manca è che ci accorgiamo del tesoro che scopriamo il trucco di questo gioco tra dualità e unità. E scopriamo che non si può fare l'uno con la mente evidente, non si può fare l'uno come siamo abituati a comportarci nella nostra vita quotidiana. L'uno si fa da sé e si fa dal due, e lo si sta facendo esattamente in questo momento anche. Ma se io non sono lì dove sta avvenendo, e che cosa aspetto a essere lì dove sta avvenendo? Provate a verificare questa mappa che ho chiamato nel modo ulteriore. Prova a verificare che questo gioco tra palcoscenico e dietro le quinte, quando io colgo, questo succede in ogni istante. In ogni istante c'è qualche cosa, per esempio, io adesso sto parlando e tu stai ascoltando, un po' come diceva Corrado prima. Io sto parlando e tu stai ascoltando. Ma quello che sta succedendo non è che io sto parlando e tu stai ascoltando. Quello che sta succedendo è questo, è un tre. Non è mai un due, è un tre che si fa uno. L'esperienza che stiamo vivendo sono le parole, sono l'ascolto in un campo più ampio. E quando noi cogliamo questo campo più ampio, che è quel cerchio più grande lì, noi cogliamo l'unità. E cosa vuol dire in questo momento cogliere l'unità? Perché noi possiamo anche essere affascinati, come abbiamo detto, dal cogliere l'unità, ma se non abbiamo i nomi per dirlo, se non abbiamo la capacità di riconoscere la fenomenologia dell'uno, non la vediamo. Se non abbiamo il nome, cosa vuol dire in questo momento riconoscere la fenomenologia dell'uno o fenomenologia del sé? Vuol dire, per esempio, riconoscere, abbiamo di là una mostra fotografica nella quale il fotografo cercava di cogliere l'anima delle persone. Cogliere l'unità in questo momento vuol dire cogliere che siamo anime in relazione. Al di là delle parole che sto dicendo e di quello che stai ascoltando, stiamo partecipando a un viaggio. Ognuno di noi viene, per un motivo suo, qui in questo momento, viene a un suo viaggio, all'infinità della sua storia, è arrivato qui. E siamo qua insieme. Cogliere il senso di essere qua insieme. Certo, se io cerco di capire quello che l'altro sta dicendo, cerco di giudicare, di valutare, è difficile che io colga cosa stiamo facendo qui. O anche se cerco di capirlo con la mente, ma vabbè, sì, ok, certo, stiamo cercando di migliorare il mondo, di migliorare noi stessi. Ma in realtà c'è molto di più qui, in questo momento. Il cerchio più grande lì dentro, quando vogliamo coglierlo, che cos'è quel cerchio più grande? L'unità che c'è qua in questo momento. Gli antichi dicono che tutto è sacro, no? Gli sciamani dicono che tutto è sacro. Ecco, per esempio, siamo in grado di cogliere la sacralità di questo momento?
O per cogliere la sacralità abbiamo bisogno o di un prete che celebri una messa o di uno sciamano che suoni il tamburo. Cosa aspettiamo a cogliere la sacralità di ogni istante? Pensiamo che non possiamo farlo, come ci abbiamo mai pensato. E cosa ha a che fare l'unità con la sacralità? Questo cerchio più grande, mettendo insieme le parti, a proposito di fenomenologia, ci fa vivere un'esperienza interiore dove le parti si mettono insieme, dove i nostri corpi danzano all'unisono. E quando i nostri corpi incominciano a danzare all'unisono, ad essere in risonanza, incominciano a sgorgare le qualità. Perché io posso voler essere grato alla vita, io posso voler sentire la sacralità, io posso voler desiderare la compassione o l'empatia, ma non viene mica comando. Devi essere buono, amare il tuo prossimo come te stesso, grazie. Se non colgo l'unità, se non colgo che io sono te, tu sei me, non sgorga l'amore, la compassione. E quando sgorga l'amore e la compassione, il primo a riceverne la grazia è chi lo sente, perché vuol dire che ha raggiunto una condizione di armonia, cioè di unità. Per cui, per tornare alla sacralità, vogliamo noi vivere un'esperienza di sacralità in questo momento? E come ho detto, sacralità con i microfoni, con le sedie, con l'aria condizionata, con i proiettori. Non c'è bisogno degli incensi o delle piume dello sciamano o delle paramette del prete per fare la sacralità. La sacralità la cogliamo quando noi cogliamo l'unità. Il campo, cioè cogliere l'unità uguale cogliere il campo più vasto che si crea grazie alle reciproche dualità. Pensate se adesso molti di voi fossero qui a giudicare, ma cosa sta dicendo questo qua quando è che finisce? Se fossimo in questa condizione, il campo che avvertiremmo sarebbe ovviamente di noia, di fatica, eccetera. Se le parole che io dico passano in un modo un po' più armonico, vengono accolte da voi, ognuno resta in ascolto, il campo diventa più armonico, cioè le nostre diverse vibrazioni cominciano a risuonare in modo più armonico. Diverse vibrazioni che risuonano in modo più armonico uguale espansione della coscienza, uguale campo che unifica, che mette insieme, potremmo anche dire. Facciamo collassare una funzione d'onda più armonica, quella famosa unità che è ovunque, ma noi non la cogliamo se siamo persi nei nostri pensieri e giudizi, incominciamo a coglierla un po' di più in termini di fenomenologia, perché poi dicevamo questo è importante, sì vabbè, e allora cosa vuol dire? Diceva prima Tiziana, mi sembra, cosa vuol dire essere nell'io, nel essere nel sé? Qual è la fenomenologia del sé? Dicevamo, cogliere un campo più vasto che unifica, sentire fluire dentro di noi, sentire un senso di leggerezza, sentire che il respiro va e viene, sentire che un senso di benessere, sentire un senso di fratellanza. Avvertire quel senso di, come diciamo, sacralità. Ah, e non è che cogli la sacralità dicendo, dunque sì, in realtà stiamo facendo qualcosa di buono, cogli la sacralità quando senti che stai partecipando a un viaggio comune, quando senti che ognuno di noi, per esempio, è qui per cercare di migliorarsi, cercare di
di portare il suo contributo nel mondo. Quindi unità ha a che fare anche con, diciamo così, altruismo, uscita da se stessi. Ha a che fare con cogliere uno spazio, we space viene chiamato, uno spazio a noi, uno spazio dove sentiamo che stiamo facendo qualche cosa insieme. E unità vuole anche dire gradualmente realizzare uno stato di coscienza più unitivo. Uno stato di coscienza nel quale andiamo oltre il giudizio e restiamo nell'osservazione e nell'ascolto. Però non basta lo stato di coscienza. Ci vuole anche comprendere qual è lo stadio di pensiero. Che cosa ne facciamo noi di questo senso di unità? Come lo giudichiamo? Come lo valutiamo? Chi crediamo di essere? Se noi ci rendiamo conto, per esempio, che siamo esseri risvegliati che dormono, piuttosto che essere dormenti che ogni tanto si risvegliano. Se noi ci rendiamo conto che siamo dei sé realizzati, che non si accorgono di esserlo, è completamente diverso che se noi siamo identificati con le nostre piccole parti. Quindi, lavorare con la comprensione del gioco tra dualità e unità vuol dire lavorare con l'infinita complessità dei nostri stati di coscienza. Vuol dire gradualmente riconoscere e risvegliare le qualità che abbiamo dentro. E ci sono 5 termini che descrivono il viaggio verso l'unità, secondo Ken Wilber. Cleaning up. Cleaning up, pulire la nostra storia personale. Quanto più noi abbiamo pulito la nostra storia personale, cioè le nostre identificazioni, ovviamente, quanto più siamo in grado di cogliere l'unità. Growing up. Crescere. Quanto più noi evolviamo in termini di bisogni, quanto più ne soddisfiamo e andiamo oltre e ci accorgiamo che i bisogni in realtà sono, cioè il tentativo di cogliere la mancanza, e raggiungiamo quel livello di pienezza per il quale gli unici bisogni che restano sono quelli di condividere, sono i cosiddetti bisogni transpersonali di servizio. Quanto più noi cogliamo l'unità e siamo al growing up. Terzo, waking up. Quanto più abbiamo dei risvegli di coscienza, quanto più ci accorgiamo. Ah, è vero, non sono una persona che sta cercando di cavarsela nella vita, ma sono un essere spirituale che sta compiendo un viaggio su questa terra. Quanto più io faccio un risveglio di questo tipo, quanto più io attivo dentro di me un archetipo, una parte più evoluta di me, e sarà più facile che io colga l'unità. Oppure showing up. Io posso anche avere delle esperienze interiori, cogliere magari l'unità mentre sono in mezzo alla natura, mentre sono innamorato o quando medito, ma se io non ho gli strumenti, le skills e l'intento di mostrare, cioè ancora una volta, se non ho le parole per dirlo,
Quindi se non ho lo stadio di pensiero adatto a comunicare la mia esperienza dell'unità, è come se io non avessi vissuto quell'esperienza. Perché vivo un'esperienza dell'unità, ma la comunico attraverso un linguaggio uguale. E da ultimo, opening up, aprire il famoso cuore, mettermi a disposizione, servizio. Eccomi qua, io sono questo, io sono questo, come diceva Corrado, no, se io condivido in realtà, condivido chi sono, condivido quello che ho capito, condivido quello che ho vissuto. E quanto più tu ti metti al servizio in questo, sono questo. Ecco, quanto più tu sei nell'unità, quanto più favorisci in te e nell'altro un'esperienza dell'unità. Quindi il viaggio, a mio avviso, di comprensione, questo gioco tra dualità e unità, è un gioco infinito. E quanto più, torniamo alla prima mappa, quanto più una mappa è semplice, quanto più è complessa. Perché vediamo che il quadrante è dentro nel cerchio. Per cui se noi abbiamo per caso, prima nella nostra esperienza, considerato il quadrato come qualche cosa di meno, che valesse meno del cerchio, siamo caduti nell'agguato della dualità, perché come vediamo il quadrato è dentro nel cerchio, cioè ogni cosa è sé, ogni cosa è coscienza, ogni cosa è due che si fa uno, ma se noi cogliamo solo il palcoscenico non ce ne accorgiamo. E dato che noi cogliamo sempre solo il palcoscenico, se noi non facciamo qualche cosa alla nostra, cioè noi viviamo delle vite sul palcoscenico. E questo non è né bene né male, questa è la condizione umana. La condizione umana potremmo dire della piccola donna o del piccolo uomo dentro di noi, che vive, cerca di cavarsela come può, cerca di guadagnare i soldi, di stare bene, quadrato. Ma il cerchio è sempre lì, semplicemente non se ne accorge. Magari a qualche momento di grazia nel quale appunto si innamora, innamorarsi di primavera. Cosa c'è di più bello? Uno sprazzo di cerchio che schiude le nubi del quadrato e ci sembra che il mondo sia fantastico, no? Ma il mondo è sempre fantastico, è sempre una manifestazione del divino, perché il quadrato è dentro nel cerchio. Ogni spiegazione, ogni pensiero, ogni teoria è nel cerchio. E a mio avviso, se noi comprendessimo una mappa come questa, o se ci confrontassimo, proviamo a confrontarla, proviamo a verificarla. Mi parlava prima a pranzo del fatto che alla radice della sofferenza ci sia la vidia, no? Secondo i Veda, la non conoscenza. Che vuole darti una conoscenza in più, guarda che ogni apparenza è essenza, ogni parte è tutto, il corpo è spirito, questa sedia è divina. Chiaro, ci vuole un po' più di sforzo, un po' più di atto
atto di consapevolezza per cogliere la divinità di una sedia, è forse più facile cogliere la divinità in un angelo. Ma questo è quello che ci dobbiamo mettere noi. L'esperienza umana è dialogica, sempre. Dialoga, metti in dialogo il quadrato col cerchio. È chiaro che quanto più ti attorni di un ambiente risonante, amorevole, quanto più è facile forse cogliere l'unità. Dicevamo, è più facile cogliere l'unità in uno sguardo amorevole, angelico, che in una sedia. E quindi incomincia dagli angeli, incomincia dagli sguardi amorevoli, ma non cadere nell'errore di credere che uno sguardo amorevole sia angelico e una sedia non lo sia, perché altrimenti rientra nella dualità. Guardiamo e vediamo. Le mappe, a mio avviso, ci aiutano a fare questo. Se io mi porto dentro, e questo è il piccolo dono, no, che voglio lasciarvi, se io mi porto dentro questa mappa, la verifico, questo, come dicevamo all'inizio, diventa un mandala, diventa un simbolo, diventa un yantra di potere. Perché mi aiuta nella mia pratica quotidiana per essere, per realizzare me stesso, per essere nel sé e cogliere l'unità. Cioè, quanto tempo c'è? Sì, mi sarebbe piaciuto dialogare un po' di più, magari sull'esperienza che avete fatto. C'è, abbiamo qualche minuto, c'è qualcuno che vuole condividere? Faremo comunque una tavola rotonda, un'interazione con voi relatori e il pubblico tra poco. Purtroppo ci sono stati dei problemi veramente di ordine pratico, per cui abbiamo dovuto mettere l'acceleratore, però assolutamente a tutti voi relatori è data l'opportunità di interagire e di dialogare con le persone che sono venute qua oggi. Però se hai ancora qualcosa da raccontarci, assolutamente. No, mi sarebbe piaciuto che qualcuno dicesse la sua esperienza del quadrato cerchio, per esempio. Guardate che c'è una persona lì. Gli diamo il microfono. Ti lascio. Subito l'immagine, quanto semplice, tanto potente, mi ha portato al conflitto con me stessa e una serie di cose che poi sono discese da quello. È molto interessante perché nella mia esperienza personale, dopo un percorso spirituale, ho sentito l'urgenza di rituffarmi nella materia perché ero andata troppo di là. E quindi mi sono scontrata con un palcoscenico che non mi aspettavo di vedere. E proprio in un percorso anche psicoterapeutico, segnato, proprio, era uscito il fatto che io fossi dietro le quinte, perché ero molto identificata col cerchio. E quindi l'impatto col palcoscenico è stato più che duale, è stato veramente doloroso, perché è uscita tutta la mia parte, diciamo, è già un giudizio negativo, comunque la mia parte che forse rifiutava il palcoscenico. Quello che le chiedo, lei è stato veramente illuminante e la ringrazio, perché a volte veramente una conferenza come questa può, mi auguro, cambiare delle vite, delle prospettive, in cui uno si trova, come spesso mi sentivo io, come la mosca che cerca di uscire dalla finestra continuando a sbattere la testa sul vetro, strana immagine. Le chiedevo se posso dei consigli per passare alla fase di showing up, nel senso che non le ho fatte tutte e tre in modo lineare, nel senso che c'è ancora, ci sarebbe eventualmente da fare del cleaning up, però mi sento molto allineata
col bisogno transpersonale e col bisogno di servizio, che non riesca ad accordare col palcoscenico che vedo fuori, soprattutto con il mio background, che vedeva laureata in economia, responsabile commerciale, quindi sono proprio in una fase in cui sono lì, bloccata nel mio quadrato, in cui se vado nel cerchio io sto benissimo, ma rischio di non pagare la bolletta, di non stare nella realtà. Se vado nel quadrato mi sento incastrata in un ruolo che non è mio. E allo stesso tempo pensavo di avere dei limiti a showing, a mostrarmi. Ok, infatti vedi che nelle mappe c'è, guarda qua, Eder or Fallacy, o questo o quello, no? Materia o spirito, quadrato, cioè, questo è uno dei primi più grandi errori che facciamo quando cerchiamo di avere a che fare con superare, uscire dalla mente, uscire dall'ego, uscire dall'io. Tendiamo a negare tutto ciò che è materia, cioè mente, pensiero, e andare il famoso bypass spirituale. Questo è ciò che più di comune si vede, purtroppo, ahimè, quasi ovunque. Oppure, quelli un po' più illuminati, work hand, questo è quello, faccio, non so, lavoro 8 ore, poi faccio yoga 2 ore, poi vado a correre, no? Oppure metto insieme un po' di, appunto, di esercizio fisico, un po' di meditazione, faccio un po' di psicoterapia, e credo che sto facendo una cosa olistica. Il termine olistico io ormai lo odio, io parlavo di olismo nell'82, non ne parlo assolutamente più, perché appunto questo succede molto spesso, si mettono insieme delle cose e poi si crede. Uno dei doni della coscienza unitiva, del cogliere del due che si fa un me, che tutto avviene contemporaneamente. Tu prima parlavi di come faccio showing up, ho fatto il cleaning, sì certo, è nello showing up che c'è il cleaning up, waking up, sono tutti insieme. Uno dei concetti di fondo è l'olarchia, cioè i vari livelli dentro di noi sono olarchici. Olarchici vuol dire non gerarchici, olarchico vuol dire che il più piccolo contiene già in sé la potenzialità del più grande, il più grande ovviamente contiene il più piccolo. Per cui se tu ti mostri io sono questa, io sono qui, in quell'atto psicomagico di io sono questa si pulisce la tua storia personale, perché anche senza saperlo, perché magari superi lo sguardo del padre giudicante proprio nel momento in cui ti mostri e così via. È chiaro che quanto più ti sei pulita, quanto più è facile mostrarti, quanto più ti offri come servizio, quanto più è facile svegliarti. Il concetto è che tutti i livelli dovrebbero essere insieme. Questo è un processo integrale, unitivo, perché altrimenti uno si mette al servizio magari perché non è in grado di crescere o di trovare l'amore nella vita, si mette al servizio. L'esperienza dell'unità richiede all'essere umano di essere integrale, tutti i suoi corpi insieme. Io adesso chiudo, so che vuoi che chiuda. L'ultima parola. Scusate. Io ho il modello psicoterapeutico che ho creato, aderisce alla psicologia transpersonale. Io adoro la psicologia transpersonale perché a mio avviso offre proprio quello che in questo momento l'umanità ha bisogno, cioè questa pulizia un po' di quei due errori di cui parlavamo prima, l'errore esclusivo o l'errore inclusivo di mettere assieme. Le cose sono già assieme, dovremmo costruire una fenomenologia e una psicologia delle cose che sono già assieme e non ce l'abbiamo. Questo è un tentativo di accorgerci che sono già insieme. E così adesso concludo e vi ringrazio. Grazie mille, mi scuso per aver messo fretta, ma...